L'avvocato penalista condiziona il giudice? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Alcuni sostengono, e lo vedi anche nei commenti e nei video, che l'avvocato non serve, tanto decide il giudice. Ma riflettici, sì, è vero, decide il giudice, ma sulla base di cosa decide? Decide in base a quello che gli fa vedere la pubblica accusa e soprattutto il tuo avvocato penalista. Se il tuo avvocato gli mostra una verità alternativa, un altro punto di vista, una prova che fa crollare il castello accusatorio, allora certo che condizionerà il giudice. Altro che. Quindi non credere a quelle cornacchie che dicono ma tanto decide il giudice. Certo che decide il giudice, ma il giudice può essere condizionato in maniera positiva. E quindi l'avvocato aiuta il giudice a prendere la decisione migliore. Chi invece dice semplicemente che il giudice decide da solo, allora è un ragionamento questo da perdenti fatalisti. Se tu ci pensi, tu stesso sei il giudice delle tue opinioni, ascolti i punti di vista e poi ti fai un'opinione. La stessa cosa fa il giudice. Quindi, rispondendo alla domanda iniziale, certo che l'avvocato penalista condiziona il giudice nel bene e nel male. Devi quindi scegliere un avvocato penalista che condizioni il giudice in tuo favore, presentando argomenti convincenti, prove solide e facendo un buon lavoro di persuasione.